Ciao a tutti da Luca Viscardi, siamo qua di fronte a un paio di prodotti della Alcatel. Come vedete in basso è indicata in entrambe le confezioni Alcatel One Touch ed in alto troviamo i modelli scritti in argento, quindi magari inclinandoli riuscite a vedere meglio. Si tratta di due prodotti abbastanza recenti, il One Touch Idol Ultra e il One Touch Star. Sono due smartphone di prestazioni piuttosto elevate, in particolare questo che sicuramente è praticamente quanto di meglio può offrire al momento Alcatel, un prodotto molto valido che, come indicato qua, ha la principale caratteristica estetica, quella di essere veramente molto sottile, quindi ultra thin, 6,45 mm, quindi decisamente al di sotto del centimetro, che comunque ad oggi è effettivamente una caratteristica di pochi smartphone. E abbiamo le due confezioni, come vedete sono molto simili, quindi tutta la gamma viene organizzata con scatole con confezioni analoghe tra loro, giustamente, quindi per mantenere una certa coerenza ed armonia. Vediamo che sul retro vengono indicate per entrambi le principali caratteristiche, quindi Android 4.1 per entrambi. Poi abbiamo il display, qua 4,7 e qua 4 pollici. Poi abbiamo le indicazioni della velocità di connessione, Wi-Fi, GPS, ovviamente la fotocamera da 8 megapixel, in questo caso è da 5. Ovviamente lo Star è nella versione, come vedete, 6010D, quindi dual SIM, mentre l'Idol Ultra è in 6033 come modello e in questo caso è quindi mono SIM, una sola SIM. Le confezioni, appunto, avete visto, sono abbastanza tutto sommato anche ampie rispetto ad altre che possiamo trovare sul mercato di altri smartphone. Anche sul fronte, sulla plastica di fronte, è indicato appunto il fatto di poter gestire contemporaneamente due SIM. E per il resto la confezione è decisamente pulita. Andiamo adesso a fare singolarmente i due spacchettamenti, quindi i due unboxing, e poi continuate a seguirci per non perdervi tutti gli altri approfondimenti, ovviamente. Partiamo quindi con l'unboxing del One Touch Star. Vediamo che appunto ci conferma il fatto di essere dual SIM, subito si nota in basso qua dove sono presenti due codici IMEI. Ovviamente adesso vado a coprire una parte per evitare che possano essere copiati, tuttavia sono appunto due IMEI separati per due ricezioni, due antenne. Andiamo ad aprire la confezione, vediamo che si presenta molto bene. Questo è lo smartphone, posteriore satinato, plastica satinata, un effetto diciamo tipo alluminio, quindi molto carino. Andiamo intanto a vedere il resto della confezione. Manualistica, quindi come al solito qualche indicazione guida rapida all'uso, qualche indicazione per l'utilizzo dello stesso. Poi abbiamo il caricabatterie che in questo caso, come al solito per curiosità, vi diciamo l'output che è di 1 A. Cavetto USB, micro USB ovviamente, e le cuffiette, quindi questo è il contenuto della confezione, non è presente altro. Per quanto riguarda una breve panoramica dello smartphone, faremo poi ovviamente tutti gli altri approfondimenti, nonché un video di inserimento delle due SIM. Quindi mi raccomando, seguiteci per non perdere gli altri video. Facciamo una breve panoramica, vediamo che come impugnatura è facilmente agguantabile, decisamente ergonomico. Dicevo appunto, sul retro troviamo Alcatel One Touch, troviamo qua lo speaker, la fotocamera con il relativo flash LED, 5 megapixel, quindi l'indicazione della risoluzione massima, microfono. Sul fronte abbiamo qua fotocamera anteriore e i vari sensori che si intravedono in alcune posizioni. Lo schermo, come potete vedere, ecco, finisce qui, quindi tutto sommato è utilizzato, impiegato abbastanza bene anche lo schermo rispetto alla dimensione dello chassis. Tasto a bilanciere per il volume. Superiormente troviamo il jack per le cuffie, il tasto di accensione e spegnimento blocco e sblocco. Poi
fianco di qua è pulito e sotto troviamo il microfono per la chiamata e la presa, chiaramente micro USB. Per quanto riguarda l'inserimento di SIM o eventualmente la micro SD, apriamo poi lo sportellino posteriore dall'angolino dove è indicato appunto che è agevolata l'apertura. Vediamo che si rimuove completamente lo sportello, quindi è uno di quegli smartphone che si riesce ad aprire completamente, ed è possibile a questo punto andare ad inserire due SIM e la micro SD. Ovviamente adesso non procediamo, ve lo faremo vedere in un video separato, quindi mi raccomando, continuate a seguirci sia sul sito web forumbytes.info che sui canali social che abbiamo aperto per voi, YouTube, Twitter, Facebook e Dailymotion. Un saluto da Luca Viscardi.